L'omofobia è una patologia sociale, culturale, secolare, che fa in modo che le persone eterosessuali, a volte anche quelle omosessuali non visibili, abbiano paura delle persone omosessuali visibili, cioè del fatto che esistano persone che possono vivere felicemente la propria omosessualità. L'omofobia, per omofobia si intende ogni forma di discriminazione verso le persone che hanno orientamento sessuale diverso rispetto a quella dell'eterosessualità e una discriminazione nei confronti delle persone transessuali. Che cos'è? Non rispetto dei diritti individuali delle persone essenzialmente, quindi il fatto che una persona possa gli venga impedito di manifestare la propria identità di genere o le proprie preferenze sessuali. L'omofobia è una, secondo me, forma di degenerazione culturale che porta alla violenza contro le persone di diverso orientamento sessuale, che possono essere gli omosessuali oppure le lesbiche oppure colpire anche i trans. La si combatte dal punto di vista culturale in primo luogo, cioè facendo capire alle persone che gli omosessuali sono delle persone con gli stessi diritti degli altri. Con l'intelligenza, la si combatte solo con l'intelligenza. Leggi, prima di tutto, ci servono leggi che sono quelle che orientano nel lungo periodo la società. Ci servono leggi contro l'omofobia, contro il pensiero omofobo, ci servono leggi a sostegno delle comunità e delle minoranze. La si combatte con un'azione culturale e sociale profonda che ha bisogno di molti anni per svilupparsi, però si combatte anche con le leggi, approvando leggi che appunto aggravino il diritto d'odio quando si tratta di persone omosessuali e transessuali. Beh, direi che è il diritto di cittadinanza, perché noi non possiamo rinunciare a nessuno dei diritti di cui godono tutti gli altri. Tutti? In realtà tutti. Beh, facile rispondere, vogliamo il matrimonio per tutti, però non è solo questo, se devo dire penso a una riforma della legge 164 sul cambiamento di genere. Insomma, diciamo per semplificare il matrimonio. Per completare il discorso, tutte le leggi e tutti i diritti che ci riconoscono pari dignità. Il diritto più impellente è quello della cittadinanza, ovvero dei pari diritti e di pari doveri per tutte le persone, quindi anche per persone omosessuali. Libertà di essere quello che siamo.